Presidenti, vediamo questa settimana tra i presidenti di Spinazzola e Ultrattivi, un bel gesto di calcio senza ombra di dubbio. Ecco i 22 schierati per la foto di rito e tra un po' si partirà per questa sfida tra Ultrattivi e Nuova Spinazzola qui al Cagnazzi di Altamura. Ricordo le formazioni per la Spinazzola: numero 1 La Greca, 2 Palumbo, 3 Minervino, 4 Ziri, 5 Rotunno, 6 Antonicelli, 7 Dascoli, 8 Bove, 9 Di Vittaro, 10 Quattromini, 11 Di Noia. In panchina 12 Solimena, 13 Palumbo, 14 Ungaro, 15 Capocefalo, 16 Messina, 17 Blasi, 18 Pasculli. Mister allenatore Giuseppe Schiavone. Invece per i padroni di classe dell'Altamura: 1 Quaratino, 2 Rizzi, 3 Casalino, 4 Laurieri, 5 Di Lerma Luigi, 6 Graziadei, 7 Di Gennaro, 8 Rifino, 9 Calia, 10 Basile, 11 Zocco. In panchina Di Lerma, 13 Maino, 14 Ragoni, 15 Vitale, 16 Tortorella, 17 Di Lerma e 18 Frizzale. Arbitra in tutto pronto per il fischio iniziale del signor Lauriola di Foggia. Buona visione a tutti. L'Altamura attaccherà da sinistra verso destra, gli avversi teleschermi. Risponderà lo Spinazzola, il maglia blu, da destra verso sinistra. Tutto è pronto? Fischio di inizio, partiti e partita. Alto Ultrattivi, Spinazzola, prima palla per Di Gennaro. Di Gennaro che perde palla. Spinazzola prova a imbastire l'azione sulla fascia sinistra. Di Noia verso Di Vittorio. La conclusione subito, l'intervento di Quaratino dopo 30 secondi non in belle condizioni. Intanto l'Altamura con Zocco, Centrina, metti in mezzo e spunto l'asse Zocco Basile. Sarà Di Gennaro a battere, la punizione sulla barriera, chiede fallo di mano. Intanto poi la conclusione sulla ribattuta di Basile. Azione da corner, intanto palla a Di Gennaro che rimette in mezzo, cross invitante però su dalle braccia di La Greca, ma fermato, riparte Nuova Spinazzola con quattro uomini. La conclusione, ci ha provato chi attacca in maglia blu. Palla a centrocampo per quattro uomini, allarga verso Palumbo prova, la palla arriva a Antonicelli, prova la conclusione, quattro uomini, forse un po' troppo velleitaria. Intanto la spella ci arriva e dietro le nuvole calde di pioggia qui ad Altamura, speriamo che anche possa illuminare il gioco di entrambe le squadre. Intanto c'è calcio di intervento, fallo. Bibbo. Ragazzo. E c'è il calcio. C'è il calcio di rigore per i padroni di casa. Calcio di rigore per i padroni di casa. C'è stato un intervento dell'estremo difensore La Greca su un attaccante ospite di casa. Per l'arbitro l'intervento è falloso. Basile. E il tiro centrale. E gli Ultrattivi passano in vantaggio. Calcio di rigore di messo a segno con freddezza da Nicola Basile. Quindi quando siamo giunti al 35esimo. Il punteggio si sblocca,
Ultra TV 1, Spinazzola 0, decide il gol messo a senso sul calcio di rigore da Nicola Basile. Prova a ripartire la Tamura. Giuseppe Calia che riesce a prendere palla. E intervento abbastanza dubbio. È stato bravissimo Calia a prendere palla. E finisce qui il primo tempo qui dal Cagnazzi di Altamura. Il punteggio si va a riposo con Ultra TV 1. Nuova Spinazzola 0, decide il gol messo a segno al 35esimo da Marco Basile su calcio di rigore. Dai due allenatori si parte. Tanto sulla sfera c'è Zocco, sicuramente uno dei più positivi dei suoi. Prova la punizione, Zocco alla conclusione. Intanto l'azione è sparacchia, prova a farlo Di Lerma. È il retropassaggio non segnalato, poi interviene, ma sbaglia, troppo leciosismo, Cladascoli è brivido davanti alla linea di porta. Gara intanto prova quattro uomini, respinto la conclusione, lancio lungo a servire Capocefalo, ma perde palla. Intanto Zocco anticipato da Rotura, errore in disimpegno del portiere Zocco, errore abbastanza anche banale di La Greca. Basile prova la conclusione, stoppato da Di Noia, ovviamente tenterà. Intanto c'è la conclusione da fuori tentata da Lara verso Dascoli, prova Dascoli, si accentra, cross in mezzo. Intanto Capocefalo fallisce una occasione importante, c'è stata una spizzata di Zocco, prova a farlo, riprende palla Basile allora verso Zocco sulla fascia, interno Rotunno che Zocco mette in mezzo, presta attenzione e c'è il raddoppio. Il raddoppio degli ultrattivi con la sfortunata autorete di Minervino, il raddoppio degli ultrattivi, ma protagonista assoluto è stato ancora Zocco, che è riuscito ad averla meglio su Rotunno a mettere la palla in mezzo. Sfortunato l'intervento di Minervino e gli ultrattivi raddoppiano quando siamo giunti al 28esimo del secondo tempo. Ultrattivi 2, Spinazzola 0. Nuova Spinazzola che esce sconfitta con merito, giustamente oggi perde. Intanto ancora l'occasione, Capocefalo, grandissima la parata di Quaratino e all'ultimissimo minuto l'estremo difensore si è ripetuto qualche secondo dopo dicendo no anche. Intanto reclamo e finisce qui al Cagnazzi di Altamura. Ultrattivi battono la Nuova Spinazzola 2-0. Allora mister, bella gara, tre punti molto importanti. Sì, un'ottima gara disputata dai ragazzi contro una squadra c'è la nostra portata, diciamo, che anche lei sta lottando per i playoff. I ragazzi ce l'hanno messa tutta e quindi noi venivamo da risultati un po' così altalenanti, però oggi sono stati 11, come si vuol dire, 11 leoni e ce l'abbiamo fatta. Ma mister, oggi purtroppo per la sua squadra, che è successo oggi? Purtroppo le cose è un periodo che non ci girano nel migliore dei modi. Prima abbiamo preso un gol sul rigore, insomma, abbastanza discutibile, un autogol, e purtroppo però c'è da sottolineare la poca precisione in attacco. Insomma, le palle, cioè il possesso palla c'è, però siamo abbastanza leggeri o fatiscenti in attacco. Sei preoccupato per il futuro? Il Bitetto, a quanto ne so, ha pareggiato. Il Corato penso che sia andato via oramai, oltre, insomma, sia 8-10 punti, quindi non penso sia possibile immaginare
un recupero. Abbiamo due partite in casa, giovedì il recupero con il Terlizzi e domenica poi lo scontro con il Bitetto. Se riusciamo a fare buoni risultati in queste due partite in casa, insomma, dovremmo essere abbastanza tranquilli e sicuri. Il Bitetto ha solo due partite da qui alla fine del campionato, noi ce ne abbiamo quattro. Poi abbiamo le due fuori, ci abbiamo una con l'Omnia Bitonto, proibitiva, e l'altra col Barium, fuori.